progetto con lettore RFID, tessera e portachiavi magnetico. Praticamente ho simulato un parcheggio, una sbarra di parcheggio che viene aperta solamente quando la chiave che ho voluto mettere io, ad esempio questa, passa sopra il lettore. E se provo a mettere questa non succederà nulla perché non è, diciamo che non possiede il codice inserito all'interno del programma. All'apertura della sbarra si accenderà anche la luce, ovviamente per, non so, ad esempio in una sala cinesca, quando si parcheggia una macchina serve la luce perché all'interno c'è buio e alla chiusura della porta si chiuderà anche, si spegnerà anche la luce. Ora, mi aiuto con il monitor seriale. Col monitor seriale praticamente vado a visualizzare il nome delle tessere. Inizierò con questa. Viene visualizzato Put your card on the reader. Praticamente mi chiede di mettere la mia carta sopra il lettore. Io vado a inserire la prima. Come vedete, il LED che si accende è quello rosso e viene anche scritto accesso negato. Ora andiamo a provare con quello che ormai sapete che è quello corretto. Nel momento in cui io lo appoggio, si apre la sbarra, quando si chiude si spegne. Eccolo lì. Andiamo a riprovarlo. Adesso qua è caduto, non è un problema. E si chiude. Ovviamente, quando io faccio passare la chiave corretta, ho messo un messaggio, lo vedete qua, accesso autorizzato. Questo è il mio piccolo progettino, si può chiamare così. Ora qua, faccio vedere l'ultima volta con la chiave sbagliata. Con la chiave sbagliata non succede niente, perché non possiede il codice che noi vogliamo. Se osserviamo anche il codice, viene portato in esadecimale e sono due codici completamente diversi.